Sono appena state presentate qui a Barcellona le nuove linee guida del 2017 per quanto riguarda le patologie valvolari. E da un punto di vista generale ci sono diverse novità. La cosa principale è che è stato dato un peso importante all'ART-TIM, cioè alla collaborazione fra il gruppo cardiologico interventista e il gruppo cardiochirurgico, che devono essere necessariamente nello stesso istituto, e l'istituto deve avere anche a disposizione una serie di strutture, dalla risonanza magnetica, CT, PET, che sono necessarie ormai per la diagnostica quotidiana, e questi diventano dei requisiti essenziali per ogni tipo di struttura. Per quanto riguarda poi le indicazioni specifiche, quelle che sono state leggermente modificate rispetto al passato, possiamo vedere che nel caso dell'insufficienza aortica per la prima volta è stata introdotta la necessità di considerare la riparazione valvolare nei casi di insufficienza aortica sintomatica o asintomatica, e soprattutto in presenza di un aneurisma dell'aorta ascendente associato. Quindi non è più possibile to cure procedere a una sostituzione valvolare se c'è la possibilità di ottenere una riparazione con buoni risultati a lungo termine. Per quanto riguarda invece la stenosi aortica, è stata proposta una migliore stratificazione nelle indicazioni, soprattutto dei pazienti asintomatici. Per quanto riguarda poi il trattamento, uno spazio maggiore si prospetta ovviamente per le procedure interventistiche quali la TAVI, ma sono state definite maggiormente gli aspetti che portano a un'indicazione della TAVI rispetto alla sostituzione chirurgica, tutti aspetti che non sono compresi negli score di rischio, e adesso ci sono delle tabelle apposite che possono essere analizzate per una corretta scelta fra l'approccio TAVI percutaneo o l'approccio chirurgico. L'età per proporre una TAVI è stata abbassata mediamente all'età di 75 anni, e quindi si prevede comunque un incremento di questo tipo di procedura nelle popolazioni più anziane. E l'indicazione nell'insufficienza mitralica è stata anticipata rispetto al passato, cioè si è visto che anticipare un intervento in pazienti con insufficienza mitralica severa, anche se completamente asintomatica, una buona funzione, è una cosa che deve essere fatta per assicurare una prognosi migliore. Ovviamente poi ci sono altre piccole considerazioni, sia per la tricuspide, che però richiedono un maggiore approfondimento.